tutti, io sono Rosy, parrucchiere Revolution e mi occupo di salute e bellezza del tuo capello. Oggi iniziamo con un nuovo percorso per avere capelli belli, sani, a posto, dove vi spieghiamo cosa fare per il vostro capello. Qua sopra c'è un link a proposito che puoi cliccare e scaricare il nostro libro gratuito, una guida gratuita per avere capelli belli, sani, forti, sempre, tutti i nostri consigli, miti da sfatare, tutte le dicerie dette fino ad ora e ancora riproposte da tante persone. Oggi nuova diretta, nuovo percorso. Sei andata a fare shopping, scommetto, vero? È il periodo adesso che sta venendo fuori un po' di sole, è iniziata la primavera, hai voglia di cambiare, hai voglia di rinnovarti, sei andata a fare acquisti, io lo so, questo periodo con la bella, col bel tempo viene proprio voglia, a parte l'altro giorno, viene proprio voglia di comprare, di spendere soldi, di cambiare il guardaroba, di comprarti, sta venendo fuori il sole, quei bellissimi occhiali da sole che hai visto. Ma i tuoi capelli, ai tuoi capelli ci hai pensato? O hai sempre i soliti capelli? Come sono i tuoi capelli? Sono belli, sani, forti? Oppure sono crespi? Sono ingestibili? Hai fatto tanti colori e si sono rovinati? Ti faccio questa domanda perché mi capita quando vado in giro, quelle poche volte che sono in giro che non sono qua in negozio, mi capita di guardare le persone e apprezzare magari quel particolare, quella camicia, quella coprispalla, quella scarpa. Io poi sono fissata per le scarpe. E dire mamma che belli, chissà dove li ha presi, ma proprio, proprio interessanti. E poi il mio sguardo va verso l'alto, verso i capelli, e quello che vedo nell'abbigliamento non rispecchia poi quello che c'è qua. Cosa voglio dire? Che si guarda magari a delle cose e non ad altre. Hai magari messo un vestito bellissimo, ma i tuoi capelli magari non li lavi da 4 giorni. O magari sono talmente opachi perché sono talmente disidratati che stonano. Sei vestita benissimo, sei alla moda, anche nella tua semplicità, sei comunque curata, ma poi lo sguardo va sopra e ahimè le due cose cozzano, non c'entrano niente. Magari mi è capitato spesso di vedere donne con capelli sporchi, vestiti bene, magari che stanno andando in ufficio vestite in una certa maniera, e con i capelli sporchi, con i capelli evidentemente trascurati. I capelli, ricordatevi, sono la cornice di tutto, non solo del nostro viso, sono la cornice di tutta no, di tutte noi stesse. Se la cornice del quadro è trasandata, è sgualcita, è rovinata, il quadro non risalta, il tuo viso non risalta, bisogna mettere in evidenza i tuoi occhi, bisogna mettere in evidenza il colore della tua pelle, il tuo bellissimo viso. Non puoi trascurare i capelli e far sì che anche il tuo viso rispecchi i tuoi capelli, cioè trascuratezza. Perché sono qua i capelli, sono qua, puoi metterti il miglior vestito del mondo, puoi metterti l'occhiale più figo che c'è, ma se il tuo capello non rispecchia la tua bellezza, non è curato, non è pulito, non è lucido, anche questo e quello che hai comprato magari da 300-400 euro
svanisce, sembra uno straccetto. Ricordati, il capello è la cornice del tuo viso. Se vuoi sembrare, se vuoi apparire curata e bella, ricordatelo, un taglio adatto, un colore che risalta ai tuoi occhi, che risalta al tuo viso, sono l'essenziale e una corretta, una parola brutta, dico manutenzione, cura del tuo capello e della tua cute. Se ci tieni anche tu alla tua immagine, non vuoi sembrare come parecchie di quelle persone che vedo quotidianamente in giro, ma soprattutto quando magari vado un po' più fuori, contattaci, chiamaci immediatamente 0371 8989 00, 340 9973 923, il nostro cellulare, puoi lasciarci tranquillamente un messaggio, puoi chiederci un consiglio, poi ti contattiamo per cercare di risolvere il tuo problema. Se vuoi venire qui da noi, invece ti facciamo una consulenza dettagliata per te, per la tua persona, per come sei, per come vesti e per come ami essere. Ricordatelo, 0371 8989 00, oppure 340 9973 923, oppure vieni direttamente qua in salone da noi, via Cesare Battisti a San Colombano all'Ambro, via Cesare Battisti al 20 barra 1, San Colombano all'Ambro in provincia di Milano. Io ora ti saluto, ci vediamo con una diretta settimana prossima con me, invece venerdì con Paolo. Ciao a tutti e buon appetito!